qui è dove hanno perforato, no? Dicevi. Sì, lì hanno perforato e dove passa l'oleodotto che fa una diagonale su questo terreno. Ma andare fino a là come fai? No, dopo passiamo da dentro. Ma da qua lontano non vedi niente. No, ma dopo lì ci andiamo in macchina. Niente, lì hanno riparato lunedì scorso. Devo far vedere da che parte. Vabbè, che qua c'è la cascina come fa il riferimento. Ok, dicevi l'hanno coperta quella terra, no? Sì, no, lì hanno riparato, hanno tolto la terra contaminata in attesa di portarla a bonificare. Hanno richiuso, hanno fatto tutti i loro accertamenti. Sembrerebbe che non hanno. Sono stato avvertito che Eni aveva avuto un problema una settimana prima della mia denuncia. Avvertito tipo una settimana prima, sì, il sabato pomeriggio ero qua con mio padre e siamo entrati nel bosco a funghi e un odore incredibile di combustibile ci ha portato ad andare a vedere la falda. L'esplosione è avvenuta a 300 metri a monte. Ok, di là più avanti, sì, dovevamo prima. Quest'area praticamente si crea un crinale, la differenza dei due livelli del terreno, mm-hmm. E fuoriescono le falde, la prima falda, a circa 10 metri. E ci sono varie uscite, che erano quelle tra l'altro che i benedettini avevano utilizzato per formare tutte le marcite, avevano canalizzato e avevano fatto loro la bonifica. Quindi adesso noi vedremo che la falda che è contaminata là a monte fuoriesce a valle qui in questo terreno ed è piena di combustibile. Da una parte è gasolio, dall'altra parte è benzina. Ah. In due